Benvenuti al nostro TG Sport, cari amici di Telemolise. Nel fine settimana sono ripresi i campionati professionistici, serie A e serie B: hanno regalato emozioni e gol. Davvero molto forti alcune immagini legate alla ripresa del calcio dopo l'emergenza sanitaria, ripresa coincisa con quattro recuperi di campionato della venticinquesima di Serie A e la disputa di un turno intero in Serie B. I momenti più toccanti sono stati il minuto di silenzio a Bergamo prima di Atalanta Sassuolo sulle note di una canzone composta dal cantante Facchinetti appositamente per il contesto dell'emergenza Covid. Il minuto di silenzio dedicato alle vittime del virus nella città più colpita per decessi dalla pandemia. Rimarrà impresso anche il pianto addirotto del tecnico del Livorno Antonio Filippini. Lacrime durante il minuto di raccoglimento prima della gara dei suoi contro il Cittadella. Filippini ha perso la madre di recente proprio a causa del coronavirus. Nella massima serie un punto a testa per Torino e Parma, negativa la prima di Zenga sulla panchina del Cagliari che ha perso a Verona 2-1, Dilaga l'Atalanta 4-1 al Sassuolo. Alle 21.45 vittoria dell'Inter 2-1 ai danni della Sampdoria. In Serie B si è giocata la ventottesima giornata che ha confermato la leadership indiscussa del Benevento. Corsaro a Cremona ed ora a tre punti dalla Serie A matematica che potrebbe arrivare anche venerdì sera in quel di Empoli. Caos alla vigilia di Pordenone-Venezia, infervorate le dichiarazioni del neo DS veneziano Fabio Lupo che lamentava una comunicazione tardiva della quarantena soft alla vigilia della partita in trasferta. Il dirigente veneto, ex giocatore anche del Campo Basso, aveva minacciato di non partire per Trieste se i suoi non avessero effettuato regolarmente i tamponi presso l'ASL di Mestre. La situazione di stallo, poi rientrata, era sorta per la positività al Covid del difensore del Venezia Felicioni. La partita si è giocata regolarmente ed è terminata 0 a 0 da registrare le prime decisioni del collegio di garanzia del Coni chiamato in causa da una serie di ricorsi 8 per l'esattezza presentati da Club di B e Lega Pro. Non è passata l'istanza proposta da Trapani e Cosenza contro l'applicazione dell'algoritmo in caso di stop al campionato anticipato. Allo stesso modo non sono riusciti a far valere le proprie ragioni le società di Lega Pro condannate alla disputa dei play -out. Il caso più eclatante è stato quello del Picerno Lega Pro Girone C. I Lucani, sedicesimi e con 32 punti, dovranno scontrarsi con la penultima in classifica. Rende, distante ben 14 punti. In tempi normali e per lo sbarramento non si sarebbe andati al play -out. Causa situazione straordinaria. Si procederà alla disputa del play con il Picerno. Che al Collegio del Coni ha avuto torto. Le otto società ricorrenti potranno ora rivolgersi al Tar del Lazio. Per il calcio di serie D il Campobasso ha trovato l'accordo con Candellori Dalmazzi, Brengi e Tengo Rang, i quali vestiranno di nuovo i colori rossoblù anche per la prossima stagione. Proseguono i contatti con Cogliati Alessandro, Menna, Bontà e Vanzan. Intanto, a proposito dei primi riconfermati, abbiamo avvicinato proprio. Candellori. Kevin Candellori, i rumors di mercato sono diventati realtà. È arrivata la tua conferma con il campobasso per il secondo anno consecutivo. Vestirai i colori rossoblu. Sì, abbiamo trovato subito l'accordo con la società e sono molto felice di rimanere a campobasso e di giocare ancora in questa piazza. Facendo un passo indietro, che stagione è stata quella 2019-2020 per il Campobasso? È stata una bella stagione, con tante emozioni, e se non era per il Covid secondo me potevamo stare a festeggiare tutti insieme. Sono stati circa 60 giorni di lockdown, avete proseguito gli allenamenti nella speranza di poter tornare in campo, così però non è stato come hai vissuto questo momento di quarantena. Eh, L'ho vissuto dentro casa come tutti, ci, ci allenavamo come meglio potevamo sperando che si riniziava a giocare. Il Campobasso vuole presentare domanda di ripescaggio in Lega Pro, tu cosa ne pensi? Che ne penso? Siamo vinti il campionato, era ancora più bello, però si vede che la società è ambiziosa e vuole, vuole fare di tutto per salire subito, per fare categorie che, che il campo basso gli aspetta. Si prepara al suo primo campionato di quarta serie, l'FC Matese, che nel fine settimana ha presentato il nuovo logo del club, l'allenatore Corrado Urbano, un passato da calciatore con quasi 100 partite in Serie A e panchine importanti da allenatore. Anche il San Nicolò Notaresco ha scelto il suo nuovo tecnico, la società dopo aver detto addio a Roberto Bagnoni. Ha trovato l'accordo con l'allenatore Massimo Epifani, che fu te già tecnico del San Niccolò dal 2013 al 2017, vincendo il campionato d'Eccellenza, e con cui fu protagonista anche in Serie D prima di spiccare il volo verso Pescara, Fano e per ultimo il Pineto. Calcio a 5 di Serie A: Umberto Caruso non ha faticato a trovare una nuova squadra dopo la separazione dal Matera. Per la Boa Molisana un'altra stagione in Serie A con l'Eboli. Umberto Caruso, eh, per te eh, si prospetta una nuova avventura in Serie A il prossimo anno? Vestirai la maglia della Phil Di Eboli? Come mai hai scelto di disputare il prossimo campionato con la società campana? Fortunatamente ho ricevuto varie offerte, però alla fine ho scelto Eboli perché comunque. È una grande società, e una squadra molto buona e ha belle ambizioni, quindi non ho avuto difficoltà a scegliere Reboli. Dal punto di vista personale, quale sarà il tuo obiettivo nella prossima stagione? Dopo la stagione scorsa al CMB, una stagione abbastanza positiva, spero di continuare così con la Feldi, contribuendo insieme ai miei compagni agli obiettivi stagionali. Hai avuto modo di parlare con il nuovo mister Alberto Riquero? Sì, alcuni giorni fa ci siamo sentiti telefonicamente, mi è sembrato un allenatore molto preparato e con tanta voglia di far bene. E anche io insieme a lui non vedo l'ora di riniziare questa nuova avventura. Dopo l'esperienza in Serie A eh, lo scorso anno, per la prossima stagione che campionato ti aspetti? Ah, il livello della Serie A è molto alto, confrontarsi con grandi società e grandi giocatori è sempre un onore. Spero di fare il massimo per me e per la Feldi. Rappresenterai per un altro anno il Molise in Serie A, eh, insieme con regionali Mr. Scarpitti e Fabio Tondi, che effetto fa? Sicuramente è un piacere ed un onore rappresentare il Molise in Serie A. Quindi mi auguro di farlo al meglio. Ritroverai da avversari sulla tua strada Mister Scarpitti e Fabio Tondi, rispettivamente all'Acqua e Sapone, eh, il primo e al Rear il secondo saranno sicuramente due partite speciali. Sì, entrambe saranno due partite speciali che non vedo l'ora di affrontarle. A Mister Scarpitti devo molto perché è stato lui a lanciarmi in Serie invece con Fabio ho un rapporto fraterno e quindi ne approfitto per fare un grande in bocca al lupo ad entrambi. Calcio regionale la FIGC Molise il 1 luglio ratificherà le decisioni prese nell'ultimo consiglio federale il primo post emergenza sanitaria in eccellenza mancheranno all'appello diverse squadre il Comitato regionale della Figi Molise si è riunito mercoledì scorso per definire le linee guida da seguire per la conclusione della stagione calcistica bloccata in modo definitivo per l'emergenza Covid e per gettare le basi per i tornei 2020-2021. Una serie di decisioni che dovranno essere ratificate nella nuova riunione prevista per mercoledì 1 luglio. In quella data le decisioni saranno ratificate dall'Assemblea presieduta dal Presidente Piero di Cristinzi. Nel eccellenza è già certa la promozione del comprensorio Vairano ora FC Matese dopo la fusione con il Treppini un provvedimento già deciso dalla LND del presidente Sibiglia a tal proposito la nuova società ha presentato ieri il nuovo allenatore che è Corrado Urbano una conoscenza del calcio molisano soprattutto per aver allenato per diverse stagioni l'Olimpia agnonese al contrario gli altri verdetti saranno decisi dal comitato molisano hanno già sta lo spumante Aurora Aururi e Castel di Sangro. Le due società prodano infatti nel campionato d'eccellenza dopo aver guidato al primo e al secondo posto il campionato di promozione manca solo l'ufficialità ma non ci saranno novità, le due piazze giocheranno nel massimo campionato regionale nella prossima stagione. A ritorna l'eccellenza dopo tanti anni una piazza calda con tantissimi appassionati e già al lavoro per organizzare la rosa della prossima stagione a partire dalla conferma quasi certa del tecnico Rocco Melchiorre capace di plasmare un gruppo di giovani del posto a sua immagine e somiglianza un campionato di assoluto livello dopo aver ottenuto la salvezza ai play -out nella stagione precedente per il Giallo Rossi, una guida tecnica giusta ed un anno di esperienza in più hanno portato in dote l'eccellenza. A Castel di Sangro, piazza che ha vissuto anche la Serie B alla fine degli anni 90, l'obiettivo è stato centrato. L'eccellenza è in realtà la società non ha fatto grossi investimenti, puntando su una schiera di giocatori del posto. Certo Castel di Sangro è una piazza importante e siamo certi che si farà rispettare nella prossima stagione anche al cospetto di società storiche del torneo Molisano. Insomma, l'eccellenza guadagna due squadre di assoluto livello, un bene per la competitività del campionato. Al contrario, si segnalano due defezioni: il Treppini Matese ed il Rocca Sicura confluito nell'Isernia FC. Sono due i posti vacanti al momento e bisogna valutare le posizioni del Guglionesi e del Campobasso 1919, due società al momento in dubbio, per il resto non dovrebbero esserci problemi. In promozione, la terza e la quarta, rispettivamente alla Fidelis e Volturnia, sembrerebbero. Essere pronte parole di alcuni dirigenti a rispondere, presente in caso di richiesta da parte del presidente Di Cristinzi per salire in Eccellenza. Chiaro che siamo ancora a fine giugno, c'è ancora tantissimo tempo, ma in linea di massima stiamo provando ad offrire un quadro abbastanza attendibile, almeno sulla carta. In prima categoria, pronte al salto in promozione: Costa Gioiosa e Turris Santa Croce, con il blocco delle retrocessioni che dovrebbe essere ratificato nell'Assemblea del primo luglio. Attese decisioni anche in merito ai pagamenti per le iscrizioni e delle azioni da mettere in campo per sostenere le società e più in generale il calcio dilettantistico, un calcio fatto di passione e di piccole spese, un calcio che rappresenta un momento di aggregazione sociale nelle nostre piccole comunità. Città di Isernia è la nuova realtà calcistica della provincia isernina, un progetto che comprende non solo la prima squadra, ma anche calcio femminile e settore giovanile. Ne abbiamo parlato con Antenucci. Michele Antenucci, presidente della Scuola Calcio Fraterna. Credo sei molto entusiasta per questo nuovo progetto al Valle, presentato nella conferenza stampa. Si uniscono delle forze per appunto ben figurare... Per riportare qualcosa di importante in città. Assolutamente sì, questo è un progetto che ha origine già l'anno scorso quando con l'unità di intendi, tra me e il professor Traishi. Abbiamo costituito una squadra di calcio a 5 femminili, riportando il calcio femminile a Isernia. E da lì, visto che c'era comunque nelle nostre intenzioni quello di fare bene nello sport, abbiamo deciso di unire le forze, fondamentalmente di dare un, a Isernia un progetto di più ampio respiro, unendo una prima squadra di calcio 11 che per quest'anno militerà in Eccellenza, ma che poi abbia anche un settore giovanile all'avanguardia per dare supporto alla prima squadra. Mi dicevi a microfoni spenti, sarai vicepresidente? Ma eh, questo naturalmente ti carica allo stesso tempo di responsabilità perché il settore giovanile è proprio alla base, poi conoscendo il professor Traisci eh, è un maniacale sotto questo punto di vista. Assolutamente sì, il motivo per cui c'è stata un'unità di intenti è proprio quella. So le intenzioni del professor Traisci, ci siamo conosciuti in quest'anno di prova e fondamentalmente crediamo nelle stesse cose, siamo convinti che portare già una prima squadra in Serie D possa dare eh, visibilità ed essere una vetrina soprattutto per il settore giovanile che avrà la possibilità di, di fare campionati nazionali. C'è da privilegiare sicuramente la gente del posto perché non sempre poi è necessario andare a prendere gente da fuori. Abbiamo visto anche nella nostra regione ci sono delle eccellenze non soltanto a livello dirigenziale ma anche per staff e soprattutto giocatori. Assolutamente sì, perché il progetto deve essere sostenibile, per farlo c'è bisogno di giovani del posto, è inutile andare alla ricerca di giovani fuori regione, credo che ci siano molte grandi potenzialità sul territorio e sarà compito nostro scovarle e metterle a frutta. Tesserato con il Baranello Cristian De Simoni ha vissuto una stagione lontano dai campi a causa di alcuni problemi fisici, un campionato bloccato dall'emergenza sanitaria che ha interrotto anche la sua prima esperienza del Baranello che ha interrotto anche la prima esperienza del Baranello in eccellenza. Cristian De Simone, amico storico della, della nostra redazione, anche del calcio molisano, è stato un periodo molto molto duro, lo possiamo dire, siete stati aperti solamente come bar. Uh, sì, all'inizio di maggio con la fase... Uh, tre abbiamo avuto la possibilità di riaprire almeno con l'attività del bar e diciamo che la risposta è stata abbastanza positiva, uh, voi per la gente che non vedeva l'ora di ritrovarsi, uh, voi per la voglia anche di degustare un semplice caffè e quindi con il bar siamo ripartiti, attendavamo solo l'apertura dei giochi ed ora ci siamo e tornerà speriamo tutto come prima. Senti, calcio soprattutto a livello regionale è sicuramente colpito, lo possiamo dire. Come vedi il prossimo futuro? Sì, purtroppo questo virus eh, ha colpito dalla Serie A fino ai nostri campionati regionali che secondo me hanno avuto eh, diciamo, il contraccolpo più forte perché come sappiamo i nostri campionati sono più un'aggregazione di, eh, di ragazzi, di sportivi che si ritrovano... Uh, al campo e questo non sarà possibile fino speriamo a settembre, speriamo che da settembre si riparta uh, come era prima. Assolutamente sì, insomma, sei stato vicino al Baranello per tante stagioni. Da neopromossi la classifica è stata cristallizzata, però avete svolto davvero un ottimo campionato. Sì, a Baranello ormai sono anni, anche se negli ultimi anni io come presenza sul campo non ne ho <ride> fatta per, a causa di vari infortuni, però sono sempre vicino alla squadra, ai ragazzi, il campionato era iniziato bene, questa nuova esperienza in eccellenza, c'era tanto entusiasmo e anche i numeri eh, diciamo che erano abbastanza positivi, purtroppo come tutte le altre squadre è servito a ben poco. Secondo te servirà un sostegno della FGC alle società, parliamo ovviamente di calcio regionale? Per la prossima stagione, insomma, società che si basano magari anche sullo sponsor della piccola attività. Sì, io spero che la federazione vada incontro a queste società che, come dici tu, eh, sono fatte di piccoli sponsor, di piccole attività del posto che hanno avuto purtroppo il loro. Uh, periodo no, e quindi forse a settembre magari non avranno le stesse possibilità che avevano inizio anno. Spero che la federazione vada incontro a queste società per far ripartire tutto nella piena serenità. Un'ultima cosa sul calcio nazionale, sei un super tifoso della Juventus, <ride> si vede proprio la conformazione fisica <ride> che si ha fatto il tifoso <ride> Juventino, eh, insomma, Champions League pare ad agosto a Lisbona, magari in questa stagione particolare perché no può arrivare questa agognata Champions League sì guarda vabbè facciamo un passo alla volta ora è riniziato il campionato che è sempre l'obiettivo primario della Juventus poi ad agosto questa nuova eh, diciamo questa nuova forma di Champions League tutta ridotta in pochi giorni speriamo che sia la volta buona poi la Juve quando ci sono queste piccole tragedie diciamo è una delle favorite, non dimentichiamo l'anno delle SEL, speriamo che magari con il coronavirus è la volta buona che rialziamo la Benedetta Coppa. La bocciofila Monforte di Campobasso è divenuta centro d'avviamento Bocce, il club rosso-blu che opera in Villa de Capo dal 1935 ed è affiliato alle varie federazioni che si sono succedute fin dal 1938. Stella d'Argento al merito sportivo del CONI ha ricevuto il marchio di garanzia della federazione italiana Bocce. La storica società conta 97 tesserati, 51 gli agonisti, tra cui 25 donne e 6 under, 25 gli atleti paralimpici, 21 i soci frequentatori. Grande soddisfazione anche per il presidente Giuseppe Formato, che affiancherà la dottoressa Sabrina Marano, responsabile dell'ufficio comunicazione, marketing e grandi eventi della Federpolce. Bene, è tutto per questa edizione del nostro Tg Sport. Buon pomeriggio. thank